Giovanni che alla Feltrinelli qui a Salerno presenta la sua ultima fatica, Tango di Dalena, la presentata inoltre all'interno di Salerno Letteratura. Buonasera, diciamo che come prima presentazione è avvenuta all'interno del Festival Salerno Letteratura. Diciamo che la novità è stato il tipo di presentazione, un tipo di presentazione che porterò in giro per l'Italia e oggi in anteprima anche in una libreria da Feltrinelli qui a Salerno, perché è una presentazione particolare, lo faccio tutto da solo. Non è una mania di grandezza o di protagonismo, è semplicemente una sorta di performance teatrale, per cui è una novità, credo che questo possa stimolare anche il lettore nel venire a seguire questa presentazione, che in effetti sarà una vera e propria indagine. Quindi nella mente dell'assassino è un vero e proprio thriller? Sì, è un thriller a tutti gli effetti, c'è un killer in fuga da un penitenziario, una storia che viaggia parallelamente a questa riguarda un triplice omicidio su cui indaga un giornalista. Due storie che poi a metà libro circa si intrecceranno, per cui poi verrà fuori il senso, insomma, della storia. Sì, quindi una detective story. Come nasce questa tua passione per il thriller, per la storia? Credo che sia molto legato al mio lavoro, perché mi sono occupato per anni di cronaca nera e quindi questo mi ha stimolato, invogliato a creare storie. In particolare in questo libro prendo spunto da fatti realmente accaduti, per cui poi la fantasia prende il sopravvento e si crea un romanzo. Quindi a parte questa tappa salernitana ne avrai anche altri in scaletta? Sì, settimana prossima sarò a Cava dei Tirreni. Poi mi sposterò, insomma, comincerò ovviamente dal mio territorio, da Salerno provincia, poi mi sposterò anche fuori dalla regione Campania. Sei ospite di altri festival? Sì, ci saranno altri eventi, uno il prossimo autunno ad Agropoli, e poi si tratta semplicemente di viaggiare, di continuare questo mini tour per presentare il libro. Va benissimo, in bocca al lupo.